Bella a tutti ragazzi, siamo su un nuovo video di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua con uno Scania S730 vuoto e siamo diretti in Danimarca, mi sembra. Sì, Danimarca. Io direi subito di partire. Siamo con il cambio. Aspettiamo, vediamo. Con il cambio dello Scania siamo, sì. Partiamo. Via. Ok, sì, è un buonissimo camion questo. Siamo qua in... dobbiamo andare a prendere qua. Sì, metto le frecce un po' prima, magari. Andiamo a prendere l'autostrada. Andiamo a prendere l'autostrada. Piano piano. Ho pulito il computer, eh. Quindi ho tolto più o meno via, boh, una quindicina di giga inutili. Infatti non mi lagga neanche. Le trombe non ce l'ha. Via. Piano andiamo. Villa San Giovanni, Napoli. È bello sto camion, eh. Perché bisogna andare in direzione Brennero, andare a prendere l'autostrada del Brennero. Ah, siamo a Catanzaro, ecco dove siamo. Sì, ma guarda questo qua come arriva tutto canato, dai però. C'è la sesta, dov'è che sono? Quarta, quinta mi sembra. Non sarò in quinta. Ci sarò in quinta. Boh. Via, ci mettiamo i nostri 90. Adesso viaggiamo. Allora ragazzi, è uscita la versione 1.34 di Euro Truck e infatti hanno messo il MAN TGX, che... Cioè, oggi volevo fare un video col MAN TGX, solo che non ho ancora sbloccato un concessionario MAN, quindi niente. Appena sblocco un concessionario MAN che lo trovo, facciamo un viaggio col MAN TGX. E oggi mi sembra che è oggi 9 febbraio, mi sembra che è sabato 9 febbraio. Stasera c'è la finale di Sanremo. Allora, dato che stasera guardo, cioè, c'è la cena in famiglia, guardo la televisione, guardo Sanremo, perché non ho ancora guardato, non so ancora chi ci sia, cioè non so niente ancora di Sanremo, in poche parole. Quindi stasera devo guardare Sanremo e vedere più che altro chi c'è.
Che so che c'è, per adesso so che c'è Ultimo e Irama e basta. Gli altri non li conosco. Cioè, gli altri, magari alcuni cantanti li conosco, ma non so chi c'è. So quei due perché sono i favoriti, diciamo così. Ma non mi lagga neanche. Sarò sui 60 fps. Più o meno, sì. Siamo con un signore camion, ragazzi. C'è anche una bella grafica, io noto. Bella, bella grafica. Calcolate che, dato che la scorsa settimana c'era tanto lag nei video, parecchio lag direi, anche tanto, vabbè, più o meno. Tanto lag, parecchio lag. Ho deciso di cancellare le cose inutili dal computer. Cioè, ho cancellato più o meno tanti, parecchi giga ho cancellato di roba inutile. E meno così volevo vedere se era il problema, era quello. Poi ho fatto riavviare il computer. Ma adesso sembra proprio che vada meglio. Almeno a me non lagga. Poi io non so perché adesso sto registrando, dovrei. Ah, come avete visto il nuovo calendario, ho fatto il nuovo calendario. Domenica, lunedì, Eurotruck. Anche mercoledì e venerdì. 4 video di Eurotruck alla settimana e 3 video di CSGO alla settimana. E poi più di così non riesco a fare perché c'è un lavorone dietro ogni video, ragazzi. Tutto qua aspetta adesso, questo Renault mi sembra. Sembra che hanno cambiato anche l'autostrada. Non vorrei dire però. O è la grafica. O è la grafica che hanno cambiato. Oh boh. Via. Vediamo un po'. E boh, questo camion è una bellezza assoluta perché sotto il suo motorino, sotto il suo piccolo motorino, piccolo tra virgolette, V8, ci sono ben 730 cavalli che non sono pochi, è il massimo dello Scania. Ah, vi volevo dire che la prossima settimana escono le date dell'ETF 2019, European Truck Festival di 2019, mi sembra che sia, speriamo, e sia sempre a settembre. E a Misano il World Truck o il Truck Prix Truck, come volete chiamarlo, quello di Misano è il 25 e il 26 maggio. E mi sarebbe piaciuto andare, ma sono troppi chilometri, cioè sono 700 km da casa mia, troppo lontano. Magari magari nei prossimi anni ci andrò quando sarò maggiorenne, magari un salto ci farò giù a Misano. O almeno spero di riuscire a farcela. Speriamo. Non dico niente di assicurato, non do niente all'assicurato, però sarebbe un sogno andare giù a Misano. Così se no mi dà fastidio, rifletto la strada con gli anabbaglianti, mi dà fastidio. È fighissimo sto camion, è uno Scania. Beh,
bisarca con un Volvo. Ne devo fare un po' di chilometri per andare. Qua dov'è che siamo? Un servizio. Calcoliamo e sto andando ai 90 km orari. Cioè si viaggia benissimo. Si viaggia proprio bene. Via. Acceleriamo. Ma non c'è limitatore. No, non c'è limitatore. Non c'era limitatore. Stavo già andando in 90 passi. Non c'è limitatore, poi dovrò metterlo. Ehi. Beh, dai, ragazzi, lagga molto meno di prima, eh. Vabbè. Ho anche una bella grafica sopra. Adesso non mi viene il nome della grafica, però è bella. È quella bella. L'ho liberato tutto, sto povero computer. Oltre che il prossimo mese fa un anno, sto povero computer. Da povera bestia. E un anno di... Cioè, questo computer quando... Diciamo così, quando lo cambierò... E sarà fra, boh, 2 anni più o meno, 2 o 3 anni massimo.